La sanità è uno dei grandi problemi del nostro paese, tocca soprattutto gli anziani ma non solo. C'è un problema che riguarda le liste d'attesa, e non si può morire di tumore perché non sei in grado di fare una TAC perché te la fanno un anno dopo. Quindi bisogna assolutamente ridurre i tempi. Abbiamo già iniziato con l'ultima finanziaria a sostenere da un punto di vista economico coloro che agiscono per ridurre la lista d'attesa. C'è un problema che riguarda il numero dei medici e degli infermieri. Non può accadere che si sia costretti, per non chiudere gli ospedali come ha fatto bene il nostro presidente della regione Calabria, chiude ad assumere medici e infermieri cubani. Abbiamo bisogno di medici e infermieri italiani, quindi bene la decisione del ministro Bernini di allargare il numero degli studenti di medicina, per questo ci vuole tempo. Abbiamo deciso di permettere ai medici di rimanere in servizio fino a 72 anni, questo è un segnale per cercare di affrontare la questione, ma la questione deve essere risolta a livello strategico. A livello strategico significa avere la medicina di prossimità, non si possono intasare ospedali a pronto soccorso, cioè se ti tagli un dito mentre affetti il prosciutto non è che devi andare al pronto soccorso, ecco perché servono più farmacie attrezzate, servono più medici, diciamo così, di famiglia, servono più infermieri, cioè serve avere sul territorio una rete di protezione sanitaria che impedisca di intasare gli ospedali. Nell'ospedale il pronto soccorso deve andarci chi ha avuto un incidente, chi ha avuto un infarto, chi ha un'emergenza grave. Per delle cose minori i problemi si possono risolvere in farmacia o col medico o con un infermiere.